Ciao, sono qui per guidarvi nell'emozionante mondo della birra. Azzo? Sì, maestro. Per imparare a dominare la birra, prima dobbiamo imparare ad obbedirle. E alla fine vi svelerò il segreto che vi avevo promesso sul bicchiere della Chimay. Come i più cinefili di voi avranno già capito, oggi parleremo di monaci, monasteri e abbazie. Diciamo subito che tutte le birre trappiste sono d'abbazia, ma non tutte le birre d'abbazia sono trappiste. Non vi sto facendo la supercazzola, adesso vi spiego. Ottavo, nono secolo, zona Belgio-Olanda. Nascono i monasteri, si diffondono i monasteri e i frati all'interno dei monasteri producono birra, sia per berla loro, sia per venderla, quindi come sostentamento. In quelle zone, a quei tempi, non era diffuso l'uso del luppolo. Ecco perché ancora oggi, nelle birre d'abbazia o trappiste, difficilmente sentirete una birra molto amara perché luppolata. Amiche, l'amaro del luppolo mi piace mica troppo, chi birchi mi piace un badaluc. Attenzione però, le birre che beviamo oggi non rispettano sempre le ricette tradizionali di quell'epoca, perché nel periodo napoleonico molti monasteri furono obbligati a chiudere e quindi molte ricette tradizionali dell'epoca si sono perse. Nel lontano 1664, nell'abbazia di Notre Dame de la Trappe, adesso avete capito perché si dice trappista, si costituì l'ordine dei frati cistercensi trappisti. Successivamente, nel 1664, nell'abbazia di Scourmont, si cominciò a produrre la famosissima Chimay. Nel 1933 venne registrato il nome di Vesmalla. Scritto Vesmalle è la birra che abbiamo bevuto nelle precedenti puntate. E l'anno successivo si costituì l'Orval, il birrificio Orval. Nel 1962 tutte le birre prodotte all'interno del monastero, direttamente sotto la supervisione dei monaci, si cominciarono a definire trappiste. Questo termine è il termine che si utilizza ancora oggi per definire le birre trappiste. Tutte le birre prodotte invece da birrifici commerciali sotto licenza di abbazie, che seguono ricette di abbazie che non esistono più, o addirittura che non hanno nessun legame con il mondo religioso, sono definite birre d'abbazia. Oggi le birre trappiste sono solo 14 e vengono prodotte in Belgio, ovviamente, Regno Unito, Olanda, Spagna, Austria, Stati Uniti e non ci crederete mai, anche in Italia. Ora, diciamo subito che le birre trappiste non possono essere definite come uno stile preciso. Prima di tutto perché ogni abbazia produce diversi tipi di birre. Secondo perché sono birre legate al territorio, quindi ogni zona influenza in maniera diversa la birra che viene fatta. E, come abbiamo detto, se le birre trappiste sono solo 14 al mondo, figuratevi quelle d'abbazia, quante ce ne sono in tutto il mondo, quindi a maggior ragione non possiamo parlare di uno stile ben preciso, ben definito. Una cosa però la possiamo dire, sono sicuramente delle birre, nella maggior parte dei casi, di media alta gradazione, con sapori importanti, complessi e con un retrogusto di solito decisamente persistente. Abbiamo detto che le birre trappiste sono solo 14 in tutto il mondo, una in Italia, lasciatemene parlare perché è importante. 1870, giuro che questa è l'ultima data che vi dico. Roma, zona laurentina, la malaria imperversa è il più grave problema sanitario della zona, ma di tutta l'Italia. I monaci ottengono l'autorizzazione a sfruttare un grosso appezzamento di terreno paludoso, a patto che ci piantino gli eucalipti. L'eucalipto è una pianta che assorbe tantissima acqua. Loro cosa fanno? Piantano eucalipti da tutte le parti e si ritrovano alla fine con un sacco di foglie di eucalipto. Cosa ci facciamo? Cosa non ci facciamo? Non ci crederete. Ci hanno fatto la birra.
cioè la misero nella birra, nel processo di brassazione della birra, ottenendo così una birra all'eucalipto da 8 gradi e mezzo, una triple. Se vi capita di essere in zona, vi consiglio di andare a prendere una bottiglietta, perché è veramente un'esperienza particolare. E adesso proviamo ad assaggiare una birra d'abbazia e una birra trappista. Ho comprato una Chimay Brown Ale e una Leffe Radieuse. Le birre trappiste le riconoscete dovunque, perché sull'etichetta hanno questo simbolino. Le birre invece d'abbazia a volte hanno questo simbolino. Ora è venuto il momento di svelarvi il segreto che vi avevo promesso. Questo è il bicchiere della Chimay. Sul fondo, come vedete, c'è una serigrafia, cioè è stato inciso lo scudetto della Chimay, che serve per produrre una colonna costante di bollicine che, arrivando in superficie, formano un cappello di schiuma e lo mantengono, in modo da tenere la birra protetta e giustamente ossigenata. La temperatura di servizio della Chimay è intorno ai 10-12 gradi. Per quanto riguarda la Radieuse, sull'etichetta c'è scritto 5 gradi, ma io personalmente la servirei a qualche grado di più. Andiamo ad aprirle. Andiamo all'assaggio. Ecco che sentite sicuramente il caramelloso del malto. Sentite il profumo dei lieviti belga. Una birra sicuramente strutturata, non luppolata, con un retrogusto molto morbido, molto avvolgente, molto vellutato, persistente. Assaggiamo adesso la Radieuse. Dal profumo riconoscete subito che è una birra belga. Anche qui sentite la presenza del malto, che vi dà soddisfazione in bocca. Ma è una birra decisamente più come speziata, si sente qualcosa che ricorda la buccia d'arancia, è diciamo una birra più particolare rispetto a questo tipo di Chimay, è una birra più aromatica, diciamo così. Decisamente due birre non estivissime, entrambe interessanti.